Natale. Gli appuntamenti di a Trieste Cena Natale continuano. Oggi siamo andati a Ricattolo Pitteri, dove ammetto ci siamo divertiti con le... che sta roba, no? Le bolle. Sì, no, ma lui è bolle, biglie, non sa mai cosa trovi. Senti Cristian, allora è uno spettacolo che tra un po' vedremo, una parte bellissima, dove sì, era per i ragazzini, però anche per noi grandi. Da 0 a 100 va benissimo dappertutto. Lo stiamo proponendo come novità qua a Trieste, sono il primo che lo sta facendo, quindi sono contentissimo di averci lavorato su parecchi mesi, quindi speriamo che abbia successo. Al 20 saremo anche al Pitteri, al Nordio, pardon, perché al Pitteri siamo qui, e poi ci saranno tanti altri avvenimenti con le bolle e la magia. Io so che non si possono svelare i segreti, però uno mezzo, perché a parte le bolle che sappiamo fare quasi tutti, però poi ho visto attraverso i movimenti, insomma, un mini segreto. Il segreto sta nel liquido, il liquido è fondamentale e quello bisogna farselo da sé. E quello è un po' un segreto, nel senso ci sono tante formule in internet, ne trovi veramente tante, ma per avere un buon liquido bisogna provarlo a seconda dell'umidità, del tempo e di tutto quanto. Quindi le bolle di sapone sembrano facili, ma non è così semplice farle. Allora, ricordiamo anche l'appuntamento alle 20, quindi tra pochissimi giorni al Ricreatorio Nordio, se non sbaglio. Nordio, dove io da piccolo abitavo anche qualche partita di pallavolo, e ci vediamo allo spettacolo di Cristian nell'ambito dei festeggiamenti, appunto, nei ricreatori comunali. Bubi, in arte mi chiamano Bubi. Come ti è andato sto soprannome? No, in realtà me l'ha dato mia moglie, è successa una cosa al tempo, mi chiamava Bubi, allora quando ho iniziato a fare questa cosa, perché facevo magia, giocoleria, clowneria, eccetera, allora sono diventato Bubi, quindi in arte Bubi, e ormai sono conosciuto tra tutti i bimbi come Bubi. Se mi chiamano Cristian non mi conoscono.
stay.